Allora, un commento è sicuramente stato positivo. Devo dire che noi ci aspettavamo una partecipazione molto prossima a quella che è stata effettivamente. Abbiamo avuto quasi 300 partecipanti in un contesto, l'abbiamo organizzato in un contesto anche turistico, in modo da tenere le persone più, cioè non disperdere in una città grande come Milano. Abbiamo preferito Ostaese perché è un contesto più piccolo, anche per far sentire le persone più unite in un piccolo contesto, anche più gradevole dal punto di vista ambientale. Così. 300 persone provenienti da tanti paesi del mondo. Abbiamo avuto rappresentanze provenienti da tutti, praticamente tutti i paesi dell'Europa. In più da Sud America, Stati Uniti, Nord America, Canada, Messico, Colombia, Brasile, Argentina, Corea del Sud, Giappone, Cina, per cui Africa con l'Egitto, insomma, direi che è stata una cosa internazionale e questo sicuramente è positivo perché poi la Cufene. È importante che diverse culture si incontrino e che possano discutere di come curare meglio l'acufene. Per quanto riguarda l'approccio scientifico, posso dire che è andato bene, anche se io non l'avrei organizzato così. Io facevo parte del comitato organizzatore, però chiaramente il comitato organizzatore non è formato solo da me, ma anche da altre persone, quindi alla fine in maniera democratica abbiamo deciso la soluzione che è stata adottata. Io l'avrei modificato lievemente, avrei dato un pochino più importanza ai seminari e allo sviluppo di determinate tematiche, mentre così come si è svolto, le tematiche sono state un pochino più diluite in varie sessioni. Beh, la partecipazione è stata molto più numerosa rispetto ai due precedenti, anche perché i due precedenti erano invito. Per cui a Regensburg il primo c'erano 80-90 persone e a Monaco altrettanto. Qui parliamo del triplo. La cosa, il parallelo secondo me più importante è da farsi con l'International Clinical Seminar che si tiene ogni 3 anni e nelle ultime due edizioni che si sono svolte 4 anni fa e l'anno scorso. Abbiamo avuto una partecipazione circa doppia rispetto a quelle partecipazioni, a quei convegni, e quindi questo vuol dire che comunque quantomeno c'è maggiore interesse. Quali siano le vie di sviluppo per l'anno prossimo, questo lo dobbiamo ancora discutere in seno alla TRI e in seno comunque al comitato organizzatore. Una delle vie di sviluppo che è anche emersa in occasione di questo convegno è quella di creare sicuramente, di dare maggior forza ai contatti che sono tra i ricercatori e quindi cercare di creare una comunità che sia ancora più stretta, perché solo scambiandosi le informazioni possiamo migliorare la terapia. Quindi una comunità virtuale, diciamo così, che si possa riunire una volta all'anno di persona da qualche parte, magari posti anche piacevoli dal punto di vista turistico, e poi una comunità virtuale che comunque durante tutto l'anno possa scambiarsi informazioni e possa collaborare assieme.